Si chiama Kosta Kekmanovic, il 14enne serbo, che ha sparato oggi in una scuola di Belgrado, facendo una strage, in cui sono rimasti uccisi compagni e vigilantes. Lo ha confermato il capo del Dipartimento di Polizia della città di Belgrado. L'adolescente, per tutti, non era uno studente problematico, ma aveva preparato l'assalto da mesi, tanto da arrivare a stilare l'elenco delle vittime da colpire. Secondo quanto comunicato dalla polizia di Belgrado, è stato lui a chiamare la polizia alle 8:42, dicendo di aver ucciso gli studenti della sua scuola. Il capo del Dipartimento di Polizia della città di Belgrado ha rivelato che dopo l'arresto, sempre lui ha detto agli agenti di aver pianificato l'attacco da un mese. In conferenza stampa è stato anche mostrato un foglio, una lista scritta a mano, che la polizia ha trovato addosso al 14enne e sulla quale ci sono i nomi dei ragazzini che l'adolescente aveva intenzione di uccidere. Il 14enne, figlio di un noto medico, secondo i media locali ha usato le due pistole regolarmente detenute dal padre, che è stato arrestato per omessa sorveglianza. Sempre secondo i media, non era considerato un ragazzo problematico e aveva buoni voti a scuola. Per questo, nessuno avrebbe mai sospettato la strage in cui sono rimasti uccisi 8 bambini e una guardia giurata, mentre 6 bambini e un insegnante sono rimasti feriti e sono attualmente ricoverati, alcuni di loro in gravissime condizioni.